culturali, è davvero qualcosa di particolare e di molto bello. Il nostro viaggio attraverso il Veneto dura da 3 anni, abbiamo fatto tutte le città più belle, tutti i capoluoghi del Veneto e faremo ancora, speriamo, tante città caratteristiche come questa, che abbiamo fatto moltissimo, una ventina. E il nostro amore per il Veneto si vede in Maria Rita e Maria Beatrice, musiciste, canale YouTube. E quindi sono registrate, come sarà ripresa anche questa e sarà inserita fra un po' di giorni questa bellissima città di Este storica, così particolare e caratteristica. Allora, appunto, Maria Rita e Maria Beatrice musiciste. Noi abbiamo avuto l'appoggio di tanti privati, industrie e quant'altro che hanno sostenuto appunto il nostro viaggio. È stato detto al TG, anche al TG nazionale, al TG del Veneto, e siamo un gruppo di musicisti appunto che condividiamo questa passione proprio da pathos per la musica. È una professione, ma una vita spesa con la musica è una vita molto più bella. E come vi sarete resi conto, già lo sapevate, il linguaggio musicale coglie delle sfumature che sono davvero molto profonde, molto più profonde della parola, che è limitata per quanto dia un significato. Ma il fatto di essere così asemantica, così slegata e di commuovere, cavare fuori da noi, dal nostro stato d'animo, dalla nostra interiorità, gli affetti più veri, più profondi, è soltanto il linguaggio musicale, non per nulla anche in musicoterapia. Ciò che può la musica non lo può nessuna parola, e ciò che può la musica è davvero qualcosa di grandioso. E per musica, come diceva Orlando Benenzon, si intende il nostro interiore, la nostra caratteristica, il nostro ISO, perché ognuno di noi ha una caratteristica musicale che è frutto della sua esperienza intrauterina e poi anche quindi la sua tempra e poi anche del suo vissuto e quindi il suo temperamento. Non per questo qualcuno ascolterebbe molte volte una musica ma magari non ne ascolterebbe mai un'altra. Si continua ad ascoltare un brano, c'è una motivazione, si mette anche in gioco, si mettono appunto i neuroni, e si mettono in gioco la dopamina e tante sostanze, il cervello, che fanno sì che la musica sia un vero portento, è una grande gioia. In questa esperienza, e cosa devo dire, queste dita magiche, questo archetto con questi suoni assassini, Federico Parolini! Palpita per quello che ci dice con le sue dita e ci racconta Boscaro Maria Beatrice. E con noi la cultura, lo spessore intellettuale che ci ha regalato, docente di lettere classiche, latino, greco, musicologo, tuttologo, perché lui è una cosa straordinaria. Spero che Massimo Celegato, professor Celegato, avrà l'occasione di portare qui la sua ultima pubblicazione su Pigafetta e la circumnavigazione, vero? Speriamo, perché è una cosa davvero interessante, se vorrete. Quindi, professor Massimo Celegato,